Se voi sentite parlare di tasse, Veltroni e Rutelli, dicono le stesse cose che dicono Tremonti e Berlusconi. È molto semplice, sembra uno slogan o un gioco di parole, in realtà è sostanza. Padoa-Schioppa, Prodi e Visco dicono pagare tutti per pagare meno. Veltroni e Rutelli dicono pagare meno per pagare tutti. Che cosa vuol dire? Berlusconi, Veltroni e Rutelli dicono prima si riduce il monte totale della pressione fiscale di qualche punto, poi la gente che oggi non paga una lira sarà felicissima di pagare le tasse. Gli altri dicono, col cavolo, chi non paga niente non ha mai avvertito il peso della pressione fiscale, anche se glielo riduci di un po', continuano a non pagare una mazza, se non gli fai paura, tu gli devi fare paura per costringerli a pagare, perché non pagano niente. Se non pagano niente o ti spaventi o continuano a non pagare niente, sia che gli chiedi 40 sia che gli chiedi 30, se la possibilità è zero, perché uno dovrebbe pagare 30, se può pagare zero, quindi pagare tutti, dopodiché la pressione fiscale ci sembrerà già molto più lieve perché sarà più distribuita, dopodiché si potrà decidere di pagare tutti meno. Decidere oggi di diminuire le tasse a prescindere da chi le paga e da chi non le paga vuol dire non avere i soldi per pagare la polizia, la scuola, gli ospedali, eccetera. Padoa-Schioppa ha fatto un discorso bellissimo in un'intervista al Corriere, ricordando che un demagogo, fortunatamente non è arrivato al governo degli Stati Uniti ma solo al governatore della California, aveva impostato la sua campagna elettorale dicendo pagare meno per pagare tutti, vi riduco le tasse a prescindere dall'evasione fiscale, e ha ridotto le tasse davvero, a differenza di Berlusconi, poi l'ha anche fatto oltre a Dio, che Berlusconi ha di buono che non fa mai niente di quello che dice e di solito fa sempre quello che non dice. Se no saremmo rovinati totalmente, se lui avesse davvero portato l'aliquota massima al 27% come propone da 15 anni e non fa mai, tant'è che oggi l'aliquota massima è ancora sopra il 40%. Il governatore della California ha ridotto le tasse drasticamente, dopo un mese ha licenziato la metà dei poliziotti, la criminalità è esplosa. La gente andava a chiedere al governatore per favore facci ripagare le tasse e riassumi i poliziotti, perché non riusciamo più a uscire di casa. Le due anomalie, i politici che fanno ridere e i comici che fanno politica, e la gente che ride più dei politici che fanno ridere che non dei comici che fanno politica. Ma in realtà l'anomalia è una sola, l'anomalia sono i politici che fanno ridere, i politici non dovrebbero fare ridere, e soprattutto non dovrebbero occuparsi di spettacolo, non dovrebbero occuparsi di informazione, dovrebbero fare politica. L'anomalia è che passano il loro tempo in televisione o quando non sono in televisione il resto del tempo lo occupano parlando di quello che succede in televisione. Non mi pare che noi li abbiamo eletti per quello. Io personalmente non ho mai sperato che i miei rappresentanti andassero a porta a porta, andassero a al bagaglino, a tirarsi le torte, eccetera, eccetera. Ho sempre sperato che andassero in Parlamento a fare politica. Purtroppo vedo che era una pia illusione. Che invece attori, anche comici, facessero politica è una storia vecchissima. Ha ricordato Cacciari recentemente, commentando il fenomeno Grillo, Cacciari è anche un uomo colto, dicendo ma già Aristofane nelle sue commedie ogni tanto interrompeva le commedie e mandava avanti, non mi ricordo se si chiama Coreuta o Corifeo, credo, no, sì, che faceva la parabasi, cioè faceva una specie di comizio sulla situazione politica in Atene, di solito attaccando Pericle perché governava Pericle, e di solito attaccando la guerra, esattamente quello che fanno Dario Fo, Pepe Grillo, Sabino Guzzanti e tanti altri, ciascuno con le sue differenze. C'è chi si è candidato direttamente in politica come Dario Fo tra Carame, c'è chi svolge attività politica ma non si candiderà mai come Sabino Guzzanti o Pepe Grillo, c'è chi addirittura rifugge dalle manifestazioni politiche e si limita
a fare satira nella maniera più pura e contaminata possibile, come Daniele Luttazzi, che infatti contesta i suoi colleghi che si sporgono troppo. Sono scelte tutte legittime. È assolutamente normale che chi fa satira, e quindi per forza fa satira politica, abbia a cuore le sorti della polis, e che quindi come cittadino partecipi a battaglie contro la guerra, contro una base militare, contro i inceneritori, a seconda delle sue sensibilità, mentre non è affatto naturale che i politici facciano i pagliacci. Quindi credo che l'anomalia è la prima, è questa qua, non quella dei comici, che hanno tutto il diritto di fare politica, anzi forse addirittura in questo momento un dovere. Non condivido invece l'intervento della persona dei servizi sociali quando mi diceva non si parla più di politica. Io trovo che si è ricominciato a parlare abbastanza di politica, anche se fosse per merito di qualcuno che non fa politica di professione. Penso che i centri sociali siano un luogo dove, non tutti ovviamente, ma alcuni centri sociali sono luoghi dove c'è un proficuo e interessante dibattito politico. Io ho partecipato addirittura a un discorso che non aveva pensato qualche anno fa, lo confesso, a un dibattito in un teatro occupato da Casarini e dagli altri in Veneto, e ho scoperto che era molto interessante quello che si diceva. Tenderei completamente e radicalmente a escludere qualsiasi ipotesi di violenza di piazza o di spaccare facce, perché credo che sia, non perché non mi sia mai venuta la tentazione, ma perché penso che sia una delle cose che preferiscono, nel senso che se qualcuno al Cudei avesse tirato il calcio in culo a qualcun altro, no? Ci avrebbero fatto un mese sul fatto che tornavano le Brigate Rosse e non si sarebbe parlato degli ebrei. Sono riusciti lo stesso a dire che erano tornate le Brigate Rosse, inventandosi un attacco a Marco Biagi che non è mai stato nominato per tutta la giornata, ma hanno dovuto inventare, e a un certo punto hanno dovuto anche farla finita perché non avevano nemmeno la prova filmata, hanno passato ai RGs la giornata e non ci sono proprio riusciti. Quindi ci mancherebbe altro che qualcuno gli fornisse anche questo bell'alibi per poter dire votateci perché se no siete dei terroristi, manca solo quello, quindi per carità. Tant'è che ogni tanto si mandano anche dei proiettili da soli per far credere alla gente che sono tornate e che sta tornando il terrorismo. Se conosco un uomo politico capace di essere un vero politico, conosco tantissimi naturalmente, conosco moltissimi politici che fanno il loro dovere a livello locale, a livello nazionale, in Parlamento, e dietro. Io ho fatto un libro, Onorevoli Wanted, per dire quelli che sono condannati, no, per evitare il qualunquismo. Quando si fanno i nomi e i cognomi non si può essere accusati di qualunquismo, quindi dire che rubano tutti, sono tutti ladri, sono tutti incapaci, assurdo. Certo, se non fanno niente per allontanare i ladri, viene la tentazione di pensare che si sentono simili a loro, che vorrebbero essere come loro, ma insomma il re Polisti serve appunto per distinguere, quindi ne conosco tantissimi. Penso che il Partito Democratico non lo voterò mai, ma alle primarie potrebbe anche darsi che vada a votare per Rosi Quindi, perché la conosco, penso che sia un personaggio positivo. Quindi conosco Nando Dalla Chiesa, conosco Claudio Fava, conosco Franca Rame, che sono felice di essere riuscito con il mio voto singolo a fare eleggere il Parlamento senatrice, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, conosco tantissimi che fanno il loro dovere molto bene. Prima ho parlato bene di Padoa Schioppa, insomma, penso che ci siano anche dei ministri validi, mica sono tutti uguali. È per questo che sono furioso, perché ci sono alcuni ministri che hanno dato di questo governo una percezione anche più negativa di quella che questo governo meriterebbe, e questo è imperdonabile.